indegno di un paese civile. Mi vergogno che chi ha diritto di essere accolto venga sbattuto per terra, bimbi di 2 anni con 40 gradi sull'asfalto, e chi non ha diritto venga qua e sbarchi per la terza, la quarta, la quinta volta. È un business. Qua ci dovrebbero essere al massimo 350 persone, ce ne sono più di 1300. Abbiamo documentato come ammassati. Ecco, l'immigrazione è un fenomeno che può essere controllato. L'abbiamo dimostrato, gli altri lo hanno promesso per 20 anni. Noi l'abbiamo dimostrato. Contrastare il traffico di esseri umani è possibile, basta reintrodurre i decreti di sicurezza. Quella che è alle mie spalle non è accoglienza, non è solidarietà, nonostante lo sforzo di poliziotti, carabinieri, volontari, associazioni. È un deposito, è una roba indegna, ripeto, di un paese civile. Quei bimbi non dovrebbero essere lì sbattuti per terra, e chi è qua per la quinta volta clandestinamente non dovrebbe essere qua a spese degli italiani. Quindi reintrodurre i decreti di sicurezza, tornare a proteggere Lampedusa, Pantelleria, i confini italiani, i confini europei, sarà mia premura, perché l'abbiamo già fatto. Stavolta ho scelto di venire a sorpresa, senza avvisare nessuno, prendendo l'aereo stamattina a Palermo, e avete visto la condizione. L'altra volta, quando avevo avvisato, era tutto pulito, profumato, ordinato e non c'era una virgola fuori posto. Stamattina e domani mattina e dopodomani il caos, peraltro, mi dicevano i poliziotti, da oggi a mezzanotte ad adesso più di 15 sbarchi organizzati, altri ce ne saranno, e quindi qua ci saranno centinaia di persone in più, indegno di un paese civile.